749, questa è Radio DJ, giovani wannabe, pinguini tattici nucleari. Buongiorno Andrea Prevignano, cosa stai leggendo con tanto interesse? Buongiorno, stavi leggendo i messaggi. Vedo, io spero sempre che dicano: ah, finalmente arriva il premio. Il premio oggi dov'è? Non c'è, niente, ora la tristezza. Sì che sono tanti anni che lavoro qui, ma mai un messaggio di gioia. È il momento dell'addio, diciamo la verità, l'addio. Se potessimo racchiudere, diciamo, insomma, un po' delle notizie sotto un'unica parola, addio sarebbe la parola giusta. Beh, l'addio più clamoroso è quello di Roger Federer, quasi in base lacrima qua per il uno dei più grandi sportivi della storia, sicuramente uno molto dei più amato, grandi tennisti, forse il tennista più amato degli ultimi. Se avete modo, leggetevi la lettera che ha scritto, una cosa bellissima, cioè un campione veramente a tutto, non ne sbaglia una. Non so se è un social media manager o qualcuno che gli cura la comunicazione, ma è bravissimo. No, strepitoso, grande, oltretutto uno che non arriverà a fine mese visto che ha 1 miliardo di euro di patrimonio, grazie a quello che ha vinto, però. Quindi, cioè, no, tutto guadagnato. No, non problemi di gas, diciamo, non ce l'ha. Neanche elettricità. Forse hanno problemi di gas il milione di persone che si è licenziata. Great Resignation, forte la tendenza anche nel 2022. Se potevamo pensare nel 2021 che fosse stata la causa della pandemia. Effetti, ma secondo me continua. Questa tendenza sta continuando perché la gente, alcuni, soprattutto le generazioni più arrivati a una giovani, certa età, possiamo dire addio al posto di lavoro, ma voluto. Adriano da Roma credo che possa dire addio alla moglie perché ci ha detto che cosa le ha regalato. Le ha regalato un bonsai. Ma no, allora Adriano mio bello, allora posso parlare un attimo? Adriano, io capisco i regali fatti all'ultimo secondo perché ti sei dimenticato il compleanno di tua moglie ed è evidente, ma non un bonsai, a meno che lei ha la passione della botanica. Però, perché il bonsai è tanto bello quando te lo danno, poi però è come un cagnolino, sarà fresco, ma fai un phon, Adriano mio, bravo, un phon, oppure come ho fatto, è una noce di pepe che non si esatto, non si capisce che è. Un phon, ma no, o un phon ancora meglio, falle un buono per il parrucchiere, un buono per il parrucchiere, perché il vero addio, possiamo dirlo, è l'addio al buon gusto. Al buon gusto. Abbiamo scoperto una cosa che un po' c'è un'ora, ti posso dire che un po' c'è un'ora. Ieri chi ce l'ha segnalata? Veronica, giusto? Ovvero ci hai segnalato che si chiama questa pettinatura? C'è il jellyfish cut. Cioè il taglio a medusa. Taglio medusa. Un doppio taglio. Allora, lo diciamo proprio chiaramente, è una merda. Cioè la cosa. Nonostante ci riguardi, nel senso, mi fa il taglio medusa, potrebbe essere un. È un taglio che ci assomiglia, vi rendete conto? Che richiede molta manutenzione, ovviamente, perché come bastano. È fatto? Cioè un attimo. Hai il taglio, il caschetto praticamente sopra e poi il capello più lungo sotto, dietro, che esce come i tentacoli, disegna della esattamente la figura della medusa, però bastano pochi centimetri per rovinare. Posso dirlo, posso dirlo, sì. È il Bob Mallet, è il Bob Mallet, no jellyfish. questa è. Ne va fierissima, da ieri che ci fa questa battuta. Voi immaginate, donne all'ascolto, che tornate a casa e la scena è sempre quella lì, Ma come ti sei conciata? Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene? Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Che rudezza, ragazzi. Ora, questo è il giudizio del trio, però donne all'ascolto, ma sì, magari il Medusa è un po' troppo, a meno che siete le compagne del trio Medusa. Cioè, magari tu uno può dire, oh, che carino, che onore adesso. No, ma poi dicevamo, è una roba che secondo me devi andare tutti i giorni dal parrucchiere a farti la vita. Sì, perché lì appunto comunque più o meno al mese crescono un centimetro, ma anche di più, quindi poi si rovina. Veronica, la cosa peggiore che ti ha fatto un parrucchiere qual è stata? Cioè che tu hai mai pianto? Sì, perché ha tagliato, poi io ho i capelli molto lunghi e ci tengo ad averli lunghi. Lui ha tagliato, poi li faccio poco. No, erano storti. Erano storti. Quindi per recuperare siamo arrivati praticamente sulle spalle. Mai più tornato. Scusami, tanto ne escono sempre con. Vabbè, ricrescono. Anni. Che ricrescono. Io ti pago. Il mio parrucchiere quando mi deve rasare. Va bene così. No, non va bene. E ora.
La successione è la domanda, aspetti la risposta e poi, i tagli. Furio, che ti sei fatto portatore della battaglia del rompighiaccio, riesci a fare una battaglia sulla temperatura dell'acqua? Possibile che non si possa partire normale? Che poi va bene così. Ah, rompigente, sì. Tendenzialmente, visto anche i tempi, io la farei sul freddino e che poi c'è? Piano piano la che scaldi. C'è, Patrizio, che ti agiti? Ci stiamo divertendo molto. Sì, è vero. È finito il tempo. No! Ma va bene così. Torniamo però, sì, tra poco. Però parliamo di parrucchieri. Sì, sì, allora, sì, sì, parliamo con un parrucchiere. Vediamo se lo troviamo. Cade romanti uno di uno su Radio DJ.